4 posto all'ordine del giorno, avente l'oggetto il giuramento del sindaco ai sensi dell'articolo 50,11 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri dell'ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Passiamo al quinto punto posto all'ordine del giorno, riguardante la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale e delle deleghe conferite. Prego. Allora, comunico al Consiglio Comunale che con decreto protocollo numero 48998 del 21 ottobre 2020 ho nominato numerosi assessori, oltre il vice sindaco, come disetto riportato. Nicola Di Battista con deleghe, attività produttive, commercio, agricoltura, riabilità rurale, efficienza dei servizi, è nominato anche vice sindaco. Carmela Di Cesare con deleghe, lavori pubblici, opere pubbliche e finanziamenti, arredo urbano, riqualificazione urbana, manutenzione del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici. Luigi Colomba, sicurezza urbana, polizia locale, mobilità pubblica, trasparenza e comunicazione istituzionale, sport, istruzione e politiche scolastiche. L'assessore Carolina Favilla, con deleghe al turismo, cultura, eventi, promozione e marketing territoriale. L'assessore Alfonso Trivisonde, con deleghe personale, efficienza degli uffici, politiche del lavoro, servizi al cittadino e protezione civile. In ultimo, Emanuela Gentile con deleghe servizi sociali, politiche giovanili, pari opportunità e servizi cimiteriali. Le rimanenti deleghe le ho trattenute per me fino al conferimento, ove dovesse esserci, del settimo assessorato. Grazie.